35 anni fa qui a Fontanelle di Rocca Bianca, paese natale di Giovannino Guareschi, del papà di Don Camillo e Peppone, nasce questa associazione culturale. Un'associazione che da subito ha avuto lo scopo di promuovere l'opera, la vita di Giovannino Guareschi e il territorio nel quale sono nate queste storie fantastiche del mondo piccolo. Le storie che hanno viaggiato in tutto il mondo e che sono state tradotte in 142 lingue. Se voi pensate che addirittura in Thailandia erano uscite, ma qualcosa come 60 anni fa, delle opere plagiate da Guareschi, potete capire come la figura di Peppone, la figura di Don Camillo, questo sindaco, capo del comune, questo parroco, capo della chiesa, che diventavano il capovillaggio, il bonzo, potessero esprimere qualche cosa che andava al di là della ristrettezza territoriale, ristrettezza temporale nella quale erano collocati questi racconti di mondo piccolo. La possibilità fra due avversari, non nemici, perché nemici Don Camillo e Peppone non lo sono mai stati, ma la capacità di questi due avversari in nome del bene comune alla fine di mettersi d'accordo. In base a che cosa? Alla voce del Cristo, che era quella che metteva d'accordo tutti. Giovannino Guareschi lo diceva di se stesso: le mie opere sono state giudicate da tutti i critici del mondo fuorché dagli italiani. Gli italiani non hanno mai capito che Guareschi era un uomo libero. L'hanno etichettato come uomo di destra quando lui ha fatto 2 anni nei lager nazisti e quindi non poteva essere etichettato semplicemente come uomo di destra. Esiste solo una antologia per le scuole italiana che riporta un brano di Guareschi, il che in Italia è imperdonabile. Ma Guareschi diceva di se stesso: io sono, come ripeteva Dante, a Dio spiacente agli nemici sui. Aveva qualche cosa in sé che era talmente libero, talmente unico, che non permetteva al senso comune, all'intelligenza, quello che chiameremmo oggi comune, di apprezzarlo per come avrebbe dovuto essere apprezzato. Due sono state le prigionie, una in quella dei lager nazisti che dicevo prima e l'altra per 409 giorni nel carcere di San Francesco di Parma per aver pubblicato delle lettere attribuite ad Alcide De Gasperi, che nessuno ha dimostrato fossero false, ma la condanna per diffamazione gli valse 1 anno di carcere più gli 8 mesi derivanti dalla precedente sentenza per la vignetta sul Nebbiolo del presidente Einaudi. Guareschi era coerente, ha pagato di persona quello che, giusto o sbagliato fosse, aveva commesso. Ve lo dico con una frase di Guareschi, che forse è quella più bella che esiste nelle sue favole, ed è questa: un piccolo paese dove un sindaco e un parroco con la gente si scontrano, ma si ritrovano poi alla fine tutti d'accordo per quella che è la voce del Cristo. Un piccolo mondo dove succedono cose che dovrebbero succedere anche nel mondo grande. Questo è il valore del mondo piccolo: capire che alla fine, per il bene comune, per la possibilità di tutte le persone di convivere assieme, vale la pena di superare anche quelle che sono le rivalità. Oggi più che mai avrebbe un senso rileggere Guareschi e capire quanto potrebbe aiutare chiunque oggi, a partire dai nostri governanti. Se dovessi presentare Guareschi a un ragazzo, io gli direi di leggere innanzitutto i racconti di mondo piccolo, di leggere i racconti di famiglia sicuramente, ma soprattutto di pensare come un uomo vissuto tanti anni fa, Guareschi è morto 55 anni or sono, è stato capace di prevedere cosa poteva succedere al mondo d'oggi. Guareschi nel 68, prima di morire, fece un disegno che addirittura anticipava la primavera di Praga. Glielo presenterei come un uomo assolutamente libero, un uomo che pensa con la propria testa, un uomo capace di decidere per sé, un uomo che vuol dare un esempio ai propri figli, ai propri lettori, ai propri amici, dicendo: io a tutti i costi rimango libero. Perché per essere liberi, a un bel momento, lo disse lui stesso, bisogna prendere anche la via della prigione.